Buongiorno amici italiani, bentrovati ad un altro appuntamento con Federico, primo video durante il periodo di coronavirus purtroppo. Ho chiesto al mio amico Ercole Moroni di fare un video con me perché oggi vorrei parlare di fiori e grande distribuzione organizzata, quanto i supermercati possano dar fastidio ai fioristi. Prima di porre pertanto la domanda direttamente ad Ercole, faccio un piccolo cappello introduttivo su chi è Ercole, anzi, Ercole, fai tu il cappello introduttivo su te stesso, che sicuramente sei più bravo di me, quindi raccontaci chi sei e perché sei diventato famoso in questo settore. Ma io ho cominciato col mio negozio nel 1991, ma precedentemente avevo già fatto 2 o 3 anni, 3 anni di scuola, avevo fatto al Savile College di Londra e con esperienza. Poi nel 91 ho preso un negozio quando stavo andando in bancarotta che si chiamava McQueen's Flowers e l'ho Ok. preso proprio nel momento della crisi economica e quindi c'era molto da lavorare. Mi ricordo che subito avendo preso, addirittura avevano messo una riga rossa, quindi le persone non si potevano neanche fermare. E sì, quindi eravamo proprio. Però con le mie vetrine, i prodotti e quello che io vendevo, che era una cosa completamente nuova, questi mazzi con fiori di stagione, freschi e profumi, siamo diventati famosi abbastanza in fretta. Dopodiché, quando sono finito con 50 operai, quindi, e ho fatto serate come l'Oscar a Los Angeles, Tribeca, Cannes, e da lì ho iniziato avere anche la mia scuola, quindi è da 20 anni che insegno, quindi con la mia scuola, forse più con i miei corsi a Londra e in tutto il mondo. Le dimostrazioni è successo un po' dappertutto, sia dal Giappone, Corea, un po' dappertutto. Ecco. Per cui diciamo, ecco, allora, pertanto ti pongo la mia prima domanda che è questa. Molto spesso si sente, soprattutto in questo periodo, che è un periodo un po' strano, però, si sentono alcuni fioristi che lamentano il fatto che la grande distribuzione organizzata, quindi i supermercati, vendono i fiori e reputano questa vendita, questa cosa, scorretta nei confronti della categoria. Tu che appunto conosci la realtà inglese, sei stato in Italia, hai girato un po' il mondo, eccetera, come la vedi? Allora, la distribuzione e il fiorista sono due lavori completamente e totalmente diversi. I supermercati hanno sempre venduto piante, fiori o articoli anche per fioristi, un po' come uno chef. I chef, io conosco dei chef che vanno a comprare qualche volta dei prodotti perché rimangono senza nei supermercati. Certo. Non comprano tutto perché logicamente è impossibile avere tutti i prodotti che uno magari desidera al supermercato e non li può anche per la logistica del trasporto. Quindi anche Certo. a casa Ercole a me arrivano dei rappresentanti. Quindi sono due cose completamente diverse. Il problema è che qualche volta anche il fiorista si dovrebbe un po' rimodernizzare. Quindi quello che la più grande differenza tra il supermercato, la grande distribuzione e il fiorista è proprio quello che è una grande distribuzione, quindi può fare solamente un prodotto di massa. Certo. E qualche volta adopera anche designers come me, che magari gli fanno vedere un'orchidea come si mette nel vaso giusto, però loro ne devono preparare migliaia. E quindi è Certo. normale, mentre invece il fiorista, come meno, fa più matrimoni, eventi, è come un sarto, te lo fa su misura. E quindi questa qui, anzi, la grande distribuzione molte volte aiuta come? Facendo sì che la gente è abituata a portare anche un mazzo di tulipani a casa. Quindi non è che si va a Certo. comprare, non fa di solito i mazzi, non si va a fare la composizione da regalare, però si abitua che non solo magari compra il parmigiano, ma magari dice, sai cos'è, compro anche un mazzolino di tulipani. E poi dice, gli ha fatto piacere e poi vengono in negozio per altre cose, Per completamente cui separate. mantiene viva, diciamo, l'attenzione nei confronti dei fiori, dove da una parte, se non provo a riassumere io il tuo pensiero, da una parte c'è chi ti produce, ti vende il semplice prodotto, pertanto la grande distribuzione organizzata, dall'altra parte c'è invece chi ti vende il prodotto con il design, l'attenzione dei colori, l'attenzione a tutto quello che c'è, per cui ti regala un'emozione e Esatto, è un'opera. completamente diverso. In più è un modo anche, e secondo me è lì dove io punterei
per la grande distribuzione, di fargli comprare dei prodotti locali, stagionali. Quindi certo, praticamente se ad operare il Made in Italy in Italia, in inglese, in Giappone in giapponese, e sono tutte, e riusciamo anche a far sì che i nostri produttori, che sono veramente importanti per questa industria, abbiano un mercato anche interno, non certo, solo esterno. Molte volte quando avevo i miei negozi, perché noi veramente se non avevamo matrimoni era lunedì, il sabato era più una giornata quasi di pulizia, e poi magari ti venivano 30 persone che volevano i mazzi, mi è successo che sono andato al supermercato, ho preso dei fiori stagionali e ho fatto dei bellissimi mazzi, non si è lamentato nessuno, perché sapevo che potevo andare in caso di emergenza, c'era quello, non è capitato spesso, ma assolutamente, il cliente non è che mi viene a pagare il mazzettino delle rose di 5 euro che trova al supermercato, paga queste, le mie mani. Certo, certo, la tua esperienza. Ecco, a questo proposito, sperando che tutto il discorso coronavirus si concluda prima possibile, quando nessuno lo sa, riesci a darci, più che a me, ai fioristi, così, dei consigli un pochettino pratici, che cosa tu faresti nel momento nel momento successivo alla riapertura, cioè come fare per rinnovarsi, quali sono i tuoi consigli proprio pratici, proprio cose semplici da fare? Allora, innanzitutto io penso che bisogna specializzarsi di più, e la cosa più importante è praticamente di guardarlo il negozio. Qualche volta se il tuo negozio ti dimentichi di tutte le ragnatele che hai dentro casa tua, no? Ci vuole un altro che te li viene a far vedere dove ce le hai. Molte volte mi è capitato che mi è stato chiesto di fare delle consulenze, o passavo e mi hanno detto: ma tu cosa pensi del negozio? E poi vedo dei fiori di plastica praticamente pieni di polvere. E io dico: ma perché li tieni qua? E lui ha detto: ah, perché me li chiedono. E io ho sempre detto: ma se te li chiedono, perché hanno la polvere? Cioè, poi qualche volta vedo delle cose veramente mostruose che magari hanno fatto in un corso o altre cose. E dico: ma mi piacciono, il mio maestro è piaciuto, ma da quanto tempo è che ce l'hai? Io l'ho fatto nel corso. Io dico: ma se non, ti dicono tutti che piace, ma se piace, lo devi saper vendere. Se non è venduto, vuol dire che non piace. Un po' come quelli che cantano, no? Che non sono stonato. Sì, io canto, io sono stonato. Ma qualcuno che sai cantare, ma non è così. Cioè, stonato come una campana. Quindi bisognerebbe essere un po' onesti. E secondo me sarebbe un bene di capire quello che il cliente ha bisogno, non solamente quello che a te ti piace. Quindi come lo capisci? Perché dico sempre, una persona può essere la più brava del mondo, ma se sei nel posto sbagliato, nella località residenziale, vendendo una cosa che la gente non serve, allora è un problema. Certo. E faccio sempre l'esempio di Milano, che la gente di Milano gli piace la fragolina, il muschiettino, l'ulivino, capito? E ste sciure milanesi, tutte quante sono felici, no? Certo. Se tu gli dai dove vivo io in campagna, assolutamente non ha lo stesso effetto, e anche il prezzo non è uguale, eh? Quindi sapere cosa vendere, molto molto importante. E una cosa è, secondo me, di ripulire le vetrine, di ritirare su le maniche e di cambiarle, di fare una cosa fresca e di cercare di vedere le tendenze. Ecco, una domanda, una mia curiosità. Io ho girato un pochettino dal nord al sud, non ho girato tutto, ma so qualcosa ho visto, e ho notato un pochettino due stili. Adesso io sono assolutamente ignorante, quindi spero mi perdonerai, però da una parte ho notato alcuni negozi proprio votati alla massa, cioè da una grande quantità di fiori che ho di piante, insomma, che fanno, e molto altri che sono più, diciamo, minimalisti, mettiamolo così. Secondo te quale delle due, anche qui bisogna capire in che posto si è, quindi è molto difficile generalizzare, ma secondo te quale delle due strategie è quella più, diciamo, vincente, una parola pericolosa da usare, ma diciamo così, qual è secondo te la migliore da utilizzare? Il minimalismo o la massificazione e l'impatto molto forte? Ma secondo me, se una persona vende, vuol dire che qualcosa di buono fai. Quindi un negozio si deve ricordare che deve vendere fiori.
Quindi se tu riesci a vendere fiori, li vendi, però quindi anche se, io penso, se sei un fiorista che hai magari il chiosco al cimitero, deve sembrare la gente che il tuo prodotto non costi un'esagerazione. Se sei una boutique di Milano è completamente diverso. Certo. Per me l'importante è vendere i fiori. Un consiglio che voglio dare a tutti è che di vedere, cercare sempre di vedere del futuro e non di rimanere nel passato. Quindi anche se sei in un paese piccolo, magari hai venduto questo vaso molto bene a Natale, il prossimo Natale non venderai più perché già l'hai venduto. Quindi devi tenersi con i tempi. Più piccolino in realtà è più esclusivo dovresti essere. Quindi, certo. E molte volte le persone fanno la cosa alla viceversa. Io personalmente adoro le stagioni, quindi è dal 91 che sono stato il primo fiorista del mondo che ha adoperato solo fiori molte volte di stagione, profumati e a chilometri zero quando era possibile, adoperando anche il fogliame, le verdure, le cose. Quindi io sono molto dal garden, capito? Mi piace molto queste cose. E adopero tanti anche dai negozi piccoli del mio paese, tipo la fromagerie, che vende solamente dei formaggi esclusivi. Quindi, perché in realtà il fiore è un lusso, è bello, e regalare emozione per quello che lo faccio. Poi, se una persona lo vuole vendere, vuole fare il venditore, se sono fiori o se è un paio di calzini o se sono padelle, è uguale. Anche quello è un mestiere, però non è fare il fiorista. Certo. Una ulteriore domanda che ti faccio. Ci sono molti, così ti chiedo anche com'è la tua esperienza a Londra, ci sono molti mercati d'ingrosso, penso Milano, ma credo anche Roma, che danno la possibilità ai privati di poter acquistare direttamente, e quindi so che anche lì ci sono un pochettino di attriti tra i fioristi e fiorerie che vorrebbero avere una sorta di esclusività e invece chi vende. Per cui la mia domanda è: tu come vedi questa possibilità da parte dei grossisti di mercati di fiori locali di poter vendere ai privati, e come funziona sull'Inghilterra questo aspetto? Insomma. Ma tutti i fioristi nel mondo conoscono New Covent Garden Flower Market. Io avevo la mia scuola dentro, proprio l'Ercole Moroni, non sotto il Brand McQueen, avevo proprio aperto la mia scuola. E conosco il mercato da sempre, quindi li conosco tutti. Il mercato è aperto a tutti, non solo alle partite IVA. La differenza è gestita, che è un po' come avere tutti i piccoli negozi dentro un unico stabile, e praticamente è molto importante avere un rapporto col tuo rappresentante, quindi i rappresentanti ti conoscono, ma già ti capiscono subito da come tocchi i fiori e se conosci i nomi o no dei fiori, già da come tu li tocchi sanno chi sei immediatamente. Però cambia il fatto che se un privato va, non è che ti vendono una rosa, ne devi comprare 20. Poi certo. Se è un prodotto inglese, tu li vedi perché c'è il packaging è dentro le scatole di solito, e tu vedi queste bellissime giunchiglie o cose, però tante volte ne devi comprare 100 mazzi. Certo. Quindi un privato è molto difficile che vuole 100 mazzi, un negozio logicamente sì. Certo. E poi è anche una questione di orario. Già per entrare ci vogliono, in questo momento, al mercato di Londra 5 sterline per parcheggiare. Ah, okay. Per entrare dentro devi pagare per il parcheggio, quindi è 5 sterline per entrare e parcheggiare. E poi devi anche entrare alle 10 di mattina, è chiuso quello lì in inglese, alle 10 di mattina è chiuso. Però perché no? Cioè, aprilo a tutti, non tutti i giorni, potrebbe essere un'esperienza, è un altro modo per avvicinare il pubblico ad amare i fiori. E un bellissimo mercato fatto bene, con tanti fiori, porta anche turismo, ma non toglie, secondo me, niente al fiorista professionale, assolutamente niente. E un ultimo flash, se non ricordo male, una volta mi raccontavi che tu hai insegnato anche in Corea, in Giappone, cioè hai avuto anche esperienze extraeuropee. In quei paesi lì sai come funziona appunto i mercati, eccetera?
Sì, allora in Giappone e in Corea c'è una è diviso, quindi c'è alla mattina presto, alla presto ci sono tipo delle auction e quelli lì Ok. sono per i fioristi, sono per le partite IVA e i fioristi. Poi ci sono degli altri, cioè che di solito è più tardi la mattinata, e che è un po' come, io li chiamo, li vendono un pochino gli avanzi di quelli che non hanno comprato, no? Però che vendono a tutti, quindi è più limitato, però anche il pubblico può andare a comprare, e molte delle volte, anch'io sono andato a comprare lì perché magari è più facile, è più veloce, vedi il prodotto, lo compri, lo porti via. Ed ha anche opportunità a chi non ha una partita IVA, magari di fare dei lavoretti, di cominciare in questa professione. Certo. Io non trovo niente di tutto questo un problema. Il problema di solito c'è sempre qualcuno che è rimasto forse un po' indietro, diciamo, al fax e non all'email. Certo. Ora è attaccato a sto fax, capito? Quindi Certo. bianco e nero, no? Che magari Certo. è una cosa molto romantica, è tanto bello vedere un film bianco e nero, ma però, Però diciamo, mancano gli effetti speciali, per così dire. esatto, e anche di non allargare la conoscenza, perché oggigiorno un fiorista non deve solamente sapere dei fiori, ma tu mi puoi parlare a me di profumazioni, di fiori commestibili o non commestibili, candele che vanno di moda, contenitori che vanno di moda, Infatti, scusami se interrompo, se non no, no. ricordo male, tu avevi fatto con un tuo amico chef una cena, mi raccontavi, o forse qualcosa con la cioccolata, adesso non ricordo, però mi ricordo che avevate fatto un workshop, adesso non ricordo Sì. Sì, esattamente, fiori e cibo piuttosto che, se non ricordo male, giusto? io l'ho fatto per svariati anni, anche qui a Londra sono stato il primo proprio. Ho fatto due cose, uno è per il Chelsea Flower Show ogni anno, per Laurent Perrier, veramente presentavo per Laurent Perrier e ho fatto un menù abbinato ai loro champagne e le profumazioni dei fiori. Quindi per finire questo cioccolato che si sciondeva e delle viole, quindi cioccolato e viola era una cosa fantastica. Un'altra volta avevo fatto proprio una torre del gelsomino. Questo qui è molto importante perché di solito io dico sempre di non mischiare fiori profumati con il cibo perché lo alterano, mentre Certo. invece in queste occasioni cos'è che ho fatto? Proprio usato i fiori per dare una nota al cibo. Poi, avendo studiato l'alberghiero e sapendo cucinare, avendo il mio, anche questo aiuta. Quindi per questo dico sempre che tutte le esperienze serve sempre qualcosa di più, Certo. che non fanno male. E cercare anche però anche cercare di non essere tuttologi. Vabbè, Io certo. sono fiorista, faccio il fiorista, e questo è il mio lavoro, sono un designer, non sono cuoco, anche se mi cimento molto bene. Però, se volevo fare lo chef, sarei andato sicuramente ad imparare da uno dei migliori chef, alla mia età. Capito? Se ero più giovane, avrei fatto l'alberghiero, logico. Certo. Ho fatto l'alberghiero, veramente. Senti Ercole, ultima cosa da parte mia, per chi magari di chi ci sta ascoltando avesse piacere di conoscere più di te, di seguire qualche tuo corso, di prendere informazioni, eccetera, dov'è che ti può recuperare? Ma io sono un personaggio molto pubblico, quindi basta fare Google Ercole Moroni, ma il mio sito è ercolemoroni.com, dove ci sono tutti i miei corsi anche fino al 2021, quindi già segnati. È la prima volta che quest'anno che ho dovuto mettere due ho spostato due corsi adesso a giugno per il momento, per motivi che noi tutti sappiamo. E quest'anno nel 2020, avevo rimasto 2 settimane solamente libere per poter fare dimostrazioni o altre. Logicamente è stato tutto cancellato, quindi Certo. viviamo tutti nella stessa sfera. Però bisogna essere positivi, e però tutti insieme ce la faremo, Sì. e bisogna
ricordarsi che non bisogna andare verso l'odio e non bisogna cercare di sempre di essere negativi, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, è colpa di questo, quell'altro. Perché noi vendiamo il bello, vendiamo emozioni, vendiamo fiori e come la primavera rappresentiamo la rinascita con i fiori, non possiamo sempre accusare tutti, quindi bisogna cercare di vivere, di dare speranza e di vendere una cosa stupenda che tra l'altro non è neanche necessaria, perché fiori non è la prima, perché la prima la gente pensa per mangiare, quindi certo. Noi dobbiamo cercare di vendere una cosa che è dal di là della bellezza. Una cosa che dico sempre ai miei studenti è che bisogna ricordarsi che dentro un bulbo si racchiude tanta bellezza, quindi bisogna cercare di pensare positivi e di vendere quello che è, di vendere la nostra passione, il bello, i fiori. Certo, è vero, assolutamente vero. Concordo con te. Allora Ercole, io ti ringrazio di questa chiacchierata, poi nel corso dei prossimi giorni, visto che purtroppo saremo tutti quanti a casa e avendo io ancora tante curiosità su questo mondo, magari ti richiamo, ti chiederò di nuovo 5 minuti del tuo tempo. Cos'altro? L'unica cosa che non hai detto è dov'è che è collocata la tua scuola? Questo non mi interessa. La mia scuola è collocata nelle Marche, okay. Centro Italia, è in mezzo la mia scuola alle colline marchigiane, quindi proprio in mezzo ai vigneti, e è solamente 10 minuti dal mare, è un piccolo paradiso con 4 cucine, 16 posti a letto, e quanti studenti arrivano sono coccolati anche dalla mamma che fa la pasta fatta in casa, c'è si tutto. Vede, mangia prosecchi, facciamo di tutto, guarda. Cioè praticamente dal primo momento che tu arrivi si vive nel lusso, ma nel lusso, quello che io chiamo vero, nel lusso senza perdere tempo nell'imparare, ma anche nel lusso nelle cose vere, nelle cose nostrane, diciamo. È quello che praticamente l'Italia dovrebbe essere. Certo, tutto il bello che noi siamo in grado di offrire e che dobbiamo offrire anche con i fiori. Esatto, e dovremmo offrire anche la semplicità e la bellezza e di non snaturare questi fiori con cose non necessarie. Concordo fino in fondo. Allora Ercole, io ti ringrazio nuovamente, ti auguro una buona continuazione di giornata, salutami giorno e noi certo. Ci sentiamo alla prossima grazie, settimana. Grazie Federico e approfittine, in questo momento sono libero. Va bene. Ciao. Bacio, ciao. Di quelli che chiamano i fiori. Ciao. Ciao.